Ebbene, questa sera abbiamo presentato il libro di Rina Bello, Donne del Sud. Fagiano per una sera, per una notte si veste di rosa, il tema principale è le donne. Io ho al mio fianco la dottoressa Iole Lotta, che l'anno scorso ha ricevuto meritatissimo premio da parte nostra, che la madrina e sarà la madrina di ogni evento di Fagiano in Rosa. Abbiamo avuto l'onore di premiare Rina Bello, abbiamo avuto l'onore di premiare per quanto riguarda l'associazione L'Arcobaleno Lina Tartariello e per il giornalismo la grande professionista Dautiglia. E ora passo la parola a chi è stato premiato, grazie e sempre di più, ad maiora. Ringrazio davvero tutti quanti, tutto il comitato di questa bellissima manifestazione, perché non temo smentite quando dico che il futuro sarà delle donne. Io credo molto nelle donne, nella creatività, nella passione, nel sacrificio delle donne, nello spirito di sacrificio delle donne, e quindi veramente felicissima di questo premio. Ringrazio tutti, ringrazio la città di Fagiano che come Leporano mi ha adottato e mi ospita in tantissime manifestazioni, che dire, veramente meravigliose tutte voi. Grazie. Io invece parlo a nome dell'associazione L'Arcobaleno, sono il presidente e quindi ringrazio Milena per questo premio, sono veramente onorata, che io dedico alla mia associazione, ai miei soci. Noi ci occupiamo del sociale, quindi siamo felici di poterlo fare, iniziamo con i bambini e finiamo con gli anziani, e quindi per noi è una grande soddisfazione stasera aver ricevuto questo premio bellissimo. Grazie a Milena. Io sono molto felice di essere stata premiata questa sera come donna e come giornalista, quindi da un lato l'ambito privato e dall'altro quello professionale. Un premio poi questo che ha dato una serie di anche attenzione a quelle che sono le problematiche ma anche le realtà virtuose del territorio, e questo è particolarmente importante per quanto mi riguarda. Poi rispetto al mio lavoro, avere la possibilità di raccontare il Sud, proprio quel Sud così volenteroso, operoso, che è emerso questa sera, sicuramente è un valore aggiunto di questo premio, per cui ringrazio davvero di cuore gli organizzatori, il comitato e la sua presidente. Io vorrei fare un ringraziamento a tutte le donne qui presenti, perché diciamo sono donne che io conosco da tempo. Lina è amica mia di scuola, Dautiglia è la nostra il nostro ufficio stampa, e Rina invece è la nostra amica, dove in passato abbiamo anche presentato anche noi a Leporano le donne del Sud. Che dire di Milena? Milena è un vulcano. Io ringrazio Milena che mi ha dato questa responsabilità di essere madrina d'onore in tutte le manifestazioni qui organizzate a Fagiano. E che dire, al prossimo anno. Il comitato ha scelto bene, ha fatto una buona scelta. L'anno prossimo ci metteremo d'impegno e faremo altrettanto.